cuando estoy aquí. Voglio bene. Che bello.
innanzitutto vorrei ringraziare la senatrice Incastro per la grandita presenza, grazie di cuore. Dottor Pino Quarta, grazie per il sostegno e per i preziosi consigli che mi dà. L'onorevole Ugo Lisi e poi la nostra statuaria, il nostro sindaco Adriana Poli Bortone e l'ingegnere Giancane. Per essere qui, perché vedervi numerosi davvero mi riempie il cuore di gioia e mi dà quello slancio per poter affrontare questa dura, ma in ogni caso entusiasmante e avvincente campagna elettorale. Avvincente perché abbiamo un candidato sindaco che, senatrice, mi lasci passare il termine, è un cavallo di razza. Quando io ho scelto di scendere in campo a sostegno della senatrice Adriana Poli Bortone, l'ho fatto con convinzione, perché credo che sia l'unica in grado di poter risollevare le sorti di questa città. Una città che lo vediamo tutti, un impoverimento totale. Non soltanto a livello territoriale, i commercianti che piangono in cinese, il turismo che non c'è sicurezza, non c'è pulizia, l'inquinamento aumentato, il tasso di mortalità aumentato, ma anche un impoverimento dei valori umani. Senatrice, vorrei ricordare un ultimo episodio, non è strumentale, ma veramente mi ha colpito. Il caso di Manduria, dove quel poverino viene maltrattato da dei ragazzini per puro divertimento. Non vuole essere una cosa strumentale, ma soltanto un momento di analisi. Noi tutti ci dobbiamo interrogare e io credo che io è la prima volta che mi accingo a fare politica, ma in ogni caso le istituzioni, laddove la famiglia è fallimentare, deve accompagnare questi ragazzi in qualche modo, non può abbandonarli a se stessi, perché se ci sono dei momenti di ritrovo, dei luoghi dove possono fare palestra anche in maniera possiamo dire gratuita, con l'aiuto del comune, perché non tutte le famiglie possono sostenere una retta per fare dello sport, e sport è importante perché aggregazione, i coetanei imparano a relazionarsi, imparano ad accettare le sconfitte, e poi ci sono delle regole che vengono rispettate, il rispetto delle regole, quello che oggi manca nella società. Quindi questa è una fotografia triste della nostra società e in questo momento l'unica che può risollevare queste sorti è Adriana Poli Bortone. Perché ha dimostrato con i fatti, poi vedremo con l'aiuto dell'ingegnere Giancane tutta la storia della senatrice, tutte le opere che hanno realizzato. E quindi noi abbiamo bisogno di una persona così, noi abbiamo un'occasione, non la possiamo perdere. La senatrice si distingue in tutto, c'è qualcuno che fa campagna elettorale mistificando la realtà, alterando quelle che sono le situazioni reali. Invece anche in questo la nostra senatrice si distingue, perché non ha bisogno di parlare male del proprio avversario, lei parla di programmi, lei vive di luce propria. Per me è un onore stare al suo fianco, il primo voto io l'ho dato a lei nel lontano 98 e per me adesso è un sogno che si realizza stare a suo fianco, io ho già vinto così. Ovviamente mi auguro che il nostro risultato sia vincente, ma non lo dico, lo giuro per me in quanto candidata, ma come cittadina, perché noi meritiamo un sindaco come Adriana Poli Bortone. Quindi avanti tutta con Adriana Poli Bortone. E io non ho ancora le capacità per farlo.
Grazie, saluto tutti, amici e coloro anche che ho conosciuto questa sera, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere. Dopo il mio intervento, dopo l'intervento che mi ha preceduto, io non ho parole, io parlo con i documenti. Io sono stato 9 anni a fianco ad Adriana Poliporto, assessore un po' in tutti i settori, quasi in tutti i settori, almeno urbanistica, trasporti, vigili urbani, traffico, internazionalizzazione di imprese, attività produttive, eccetera. Quindi conosco un po', direi più che un po', i pensieri di Adriana Poliportone. I pensieri di Adriana Poliportone che non tutti possono conoscere perché non tutti sono stati tanto tempo accanto a me. E devo dire che è veramente una furia, è un fuoco ardente. E lo posso dire con forza, perché quando abbiamo operato in quei 9 anni noi abbiamo trasformato la città. È uno spaccato di questa trasformazione, di come è avvenuta, io mi sono preso la briga di farvela, di riportarvela e farvela così vedere, perché purtroppo si dimentica facilmente, gli anni passano. Poi l'interruzione forzata che noi abbiamo avuto dal 2007 in poi, perché è stata una forzatura contro ogni regola del buonsenso, si è aggiunto anche non le regole del buonsenso, ma anche qualche personaggio di cui non intendo neanche far cenno, che ci ha portato la nostra città in queste condizioni. E adesso io ho finito di parlare, parlerò solo per fare dei commenti sullo spaccato del nostro operato. E quindi parliamo noi con i fatti, non con le parole, come è abituato a fare qualcun altro. Poli Portone è nata a Lecce ed è stata docente. Da 3 viene eletta a Montecitorio, dove viene confermata per... E qua non si capisce. Con questo spegni. E questo qua spegni, no? Allora, questo e questo qua. Devi lasciare solo. Vai. Si è acceso? Aspetta. Vai. Adriano. Vai. Fermi. Quello non toccate proprio. Questo no. Spento di nuovo. Dai, un attimo un altro. No, se no. A posto. Inizia la carriera politica negli anni 60 come consigliere comunale della sua città con il Movimento Sociale Italiano. Nel 1983 viene eletta a Montecitorio, dove viene riconfermata per 4 legislature. Nel 1994 viene eletta vicepresidente della Camera dei Deputati e successivamente nominata ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali del primo governo Berlusconi. Nel 1998 viene eletta sindaco di Lecce e tiene la carica per 2 mandati. Nel 2008 entra in Senato, dove attualmente è vicepresidente del gruppo Coesione Nazionale e presidente di Grande Sud. È inoltre membro della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale, della Commissione Parlamentare sull'Efficacia e l'Efficienza del Servizio Sanitario Nazionale e di quella per le questioni regionali. Recentemente ha dichiarato: se avessimo il coraggio di dire una cosa di destra, dovremmo invocare un referendum per l'abolizione delle regioni. Quindi
Cristo. Ad una trasmissione della 7 del 2012, quindi la senatrice ha avuto ancora un altro mandato, quindi non sono 4 ma sono 5 e quindi più il Senato. Adesso andiamo avanti e facciamo e vediamo un po' uno spaccato della nostra storia. Qui vediamo la senatrice con il senatore Lisi in consiglio comunale, tutte uno spaccato di città anche delle nostre campagne elettorali. E qui un momento di particolarità, perché io vengo rappresentato così nei miei 9 anni di assessorato e me ne vado fiero. Ne vado fiero anche guardando questa tabella dove io per ultimo risulto che consumo 79 euro l'anno di telefono pubblico, quindi noi sappiamo bene come spendere i soldi dei nostri cittadini, lo dimostriamo con i fatti. E queste sono delle lettere di encomio fatte dall'onorevole Ursa e da Ennio Bonea, di cui io ne vado fiero perché sono delle persone che a questa città hanno dato tanto e veramente a livello di cultura abbiamo solo da imparare. E adesso entriamo nel merito delle opere, le tangenziali che tutti i sindaci, come vedete, che ci avevano preceduto Adriana, avevano avuto come unico sogno. Poi arriva la fiamma ardente, come l'ho definita io prima, e le tangenziali cominciano a prendere corpo. Prendono corpo prima con la realizzazione della tangenziale est e poi con una forzatura fatta sulla tangenziale ovest, dove noi abbiamo avuto in quel periodo molta ostilità e solo la caparbietà di Adriana ha fatto in modo che la tangenziale si completasse con l'anello anche ovest, che la sinistra aveva fortemente contrastato, e solo l'intervento mio e di Adriana a Roma riuscì a sbloccare. Non so se qualcuno ricorda che la sinistra non voleva farlo perché si opponeva, ritenendo i giardini del signor Tuzzo un giardino storico solo perché era pieno di oleandri di 20 anni, di 30 anni. Noi siamo riusciti a spuntarla a Roma, a far rifare il progetto e quindi a completare, ad imporre il completamento della tangenziale. E qui abbiamo tutti gli svincoli che noi abbiamo, durante il nostro mandato, sono stati realizzati. Tutti questi veicoli che avete visto transitavano sulla circonvallazione interna della città, dove ci sono ancora i fiori all'incrocio delle strade, specialmente sulla strada all'incrocio di Frigole ed altro. Quante opere, ma di chi sarà il merito? Questo per ricordare a chi non lo ricorda e a chi l'ha dimenticato. E qui un attimo di pubblicità. Stasera stiamo qui per questo, anche per questo. Andiamo avanti. Quindi tutti i sindaci avevano il sogno, però il sogno con noi diventò realtà. Questo è il vecchio ingresso superstrada Lecce Brindisi, com'era, e questo come lo facemmo diventare. Queste sono delle immagini che lo rappresentano e che sicuramente molti di noi hanno dimenticato perché ci siamo abituati, ma ricordiamo chi ha avuto il merito di queste opere. Andiamo avanti. Ingresso da Viale Taranto, cavalcavia di Via Novoli. Ricordate, qui c'era
delle lunghissime file e delle ore che i cittadini leccesi passavano nell'automobile su questo tratto di strada. Noi facemmo l'intervento. Questo è l'incrocio di via Leopardi con viale Giovanni Paolo II, altro incrocio da noi risolto con estrema velocità e direi abbastanza efficace. E qui penso abbiamo dimenticato l'attesa interminabile di tutti i pellegrini. Questo è l'incrocio, sempre l'incrocio di viale Leopardi, da un'altra angolazione, anche questo, vedete la maestosità dell'opera che passando non si nota. Questa è la viabilità sul cavalcavia di sottovia di Via del Mare, che noi risolvemmo con un allargamento per consentire l'inversione di marcia sulle tangenziali. Questo costituiva anche un forte impedimento alla circolazione in città e noi risolvemmo con estrema velocità. Questo è la via Braccio Martello, che ristrutturammo e che qui noi, la sinistra leccese si incatenò perché non voleva che demolissimo un albero di pino piegato a 45 gradi sulla strada. Via Braccio Martello, tutta da noi ristrutturata. Questa strada è un simbolo della libertà di Santa Rosa. Ricordate, anni fa da Santa Rosa non si poteva uscire con le macchine perché ci si doveva immettere esclusivamente su via Leopardi per poter poi andare nelle altre parti della città. Questa strada, che sembra una sciocchezza ma che invece costituisce un secondo anello della viabilità cittadina, collega Santa Rosa con i Salesiani. Con questa strada noi abbiamo risolto un grosso problema di viabilità di tutta l'area Santa Rosa-Salesiani via Torrea, via Alfina. Quindi la chiamiamo Santa Rosa Libera. E questo è il famoso mercato di Piazza Libertina, che quando arrivavamo noi ovviamente era così, e che con Adriana ci guardammo e dicemmo qualcosa la dobbiamo fare. E che cosa facemmo? Io promisi ad Adriana che in 4 mesi trasferivamo il mercato coperto in lì dove oggi sta. Adriana mi guardò e disse: Fausto, siamo sicuri di non fare una brutta figura perché qui ci meno. E invece noi lo facemmo invece di 4 mesi, in 3 mesi, e direi, anche se all'epoca doveva essere una soluzione transitoria e poi diventata definitiva, ma per noi rimane ancora un'opera transitoria, perché noi quando andammo via nel 2007 ci proponevamo di completarla quell'opera, e adesso vi facciamo vedere come. E questo era Sette Lacquare prima del nostro intervento. Era così, tutta discarica. Giudicate voi. E qui diventò, dopo qualche mese, neanche un anno, Sette Lacquare diventò così. Bravi. Questa è la rotatoria di Piazza di Via Pitagora, la doppia rotatoria, andiamo avanti più veloce, questa qui è.
e quindi noi trasferimmo in questa struttura questa, diciamo, attività delle persone anziane con sommo piacere di tutta, diciamo, una parte della nostra popolazione. Questa è la strada con la pista ciclabile proprio di via, che denominiamo con via Milano. E qui veniamo a noi, ai giorni nostri. Perché dico io ai giorni nostri? La riqualificazione dell'area Enel, oggi qualcuno dice che sta aspettando perché avremo finalmente i parcheggi sull'area Enel. Allora, questi signori che dicono queste cose, dicono delle grandi bugie, perché l'intervento sull'area Enel nasce da una, devo dire, da un incarico che l'Enel mi diede quando io non ero nessuno, e mi diede l'incarico di riqualificare quella struttura che era decadente. E io mi inventai una volumetria su quell'area che non aumentava la volumetria esistente, ma che sfruttava tutto l'interrato per individuare un parcheggio.
avuto così fortemente interessandosi a livello internazionale dei finanziamenti, perché Adriana fece l'ufficio specializzato nella reperibilità dei fondi, e questa cosa ci ha consentito di realizzare tutte quelle opere che voi vedete nel centro storico. Andiamo avanti. La villa comunale, Sciocchezze, area antistante la scuola elementare Cesare Battisti, Sciocchezze, ma per portar via tutte le robe abusive che c'era in quell'area, ce n'è voluto. Le officine Cantelmo, chi le ha fatte? Eccole, foto del 2007, noi le abbiamo fatte. Andiamo avanti, archeologia industriale. Che venga qualcuno a dire che non siamo stati noi a fare queste cose. Andiamo avanti. Anche l'Apollo, vedete l'Apollo? L'Apollo è stato poi aperto, l'Apollo. Qualcuno ha invitato Adriana all'inaugurazione dell'Apollo, ma c'era solo un posto, per esempio, non per dire, ma il sottoscritto non fu invitato all'inaugurazione dell'Apollo. Andiamo avanti, eppure quando ce ne siamo andati c'era quello, neanche i proprietari, però non già pensavamo a questa cosa. Andiamo avanti, Teatini, Torrisi, Palazzo Turrisi, Sant'Anna, il Conservatorio di Sant'Anna, anche il trenino avevano tolto, i veicoli elettrici che avevamo messi furono tolti, il piazzale antistante Rubio, questo sembra una sciocchezza, ma quando noi siamo arrivati, dal Porta Rubio non entrava nessuno, la vasca, e partivano da piazza e Mazzini, arrivavano al Duomo e tornavano indietro nella passeggiata. Noi con Adriana dicevo dobbiamo valorizzare Porta Rubie, perché la gente deve arrivare a Porta Rubie, deve parcheggiare, deve entrare da Porta Rubie e la città si ingrandisce. E così è diventato. Andiamo avanti. Qui si incatenò la sinistra per farci realizzare anche il viale dell'università. E oggi è questo il caso dell'università. Quindi io qui potrei continuare fino non a domani, ma potrei continuare, sì, ma se lo prendo non c'è problema. Ad Adriana piace rivedere questa cosa, anche sulla viabilità, il centro storico, il consiglio comunale dei bambini, attività produttive, piano commerciale inesistente e lo facevo, l'osservatorio comunale dei prezzi inesistente e lo facevo, il piano commerciale sulle opere pubbliche, sulle aree pubbliche e lo facevo, i mercati rionali, internazionalizzazione di imprese, i B&B iniziano con noi, Lecce cittadina. Riempimo Milano di questi manifesti. Io mi sono convinto proprio. E poi, le libere. Questa è una delibera dove battemmo anche lì e poi l'hanno mentata. Andiamo avanti. E questa è un diagramma che noi avevamo sempre e facevamo sempre, dove individuavamo le fonti di finanziamento. Quindi noi seguivamo con molta attenzione tutto il sistema del finanziamento, perché se tu non sei capace a procurarti denaro, se tu non hai lo spessore di parlare a livello nazionale e internazionale, ma come fate a candidare a sindaco? Allora signori, io penso che noi siamo tutti convinti sicuro che senza Adriana non andremo da nessuna parte. Siamo convinti e signori.
signori, io sono stato, pensate, forse mi dicevano stringi stringi, ma sono stato sintetico, molto sintetico. E se volete sapere, oggi ho eliminato 150 anche altre slide che avevo da farmi vedere, proprio perché il tempo mi è stato limitato, perché mi volevano menare, perché dicevano che queste cose. Ma adesso faccio la parola ad Adriana, perché certamente è lei che deve onorarci di questo punto. Voglio i due assessori di scena. Ugo, vai. Bene, io davvero vi ringrazio. Ringrazio Tiziana. Inizio. Ringrazio Tiziana che mi fu portata nel mio ufficetto qui in via Zanardelli da Pino Quarta e da Gigi Marca. Io la Simona, con la Simona ci sentiamo per telefono, mi avvertì di questo fatto. La Simona non c'è bisogno neanche di vedersi, ci siamo visti tanto in Senato e io l'ho apprezzata sempre tanto. Guardate che sì, perché tu eri una di quelle che avevano il massimo delle presenze. Appena arrivavamo in aula tu già c'eri, che è una cosa importante. Quindi ho avuto modo poi di conoscere questa ragazza così brava, veramente brava, che ha fatto coppia con un altro bravo, con Fausto Giancani, e questo non può che farmi naturalmente piacere, perché abbiamo fatto delle liste che non abbiamo riempito così all'ultimo momento, no, assolutamente, anzi mi dispiace averne perduta una, che è tutta di giovani che però stanno ancora sempre con noi e che si stanno addirittura preparando già per le regionali perché vogliono essere presenti. Quindi veramente... fatte così, sono liste fatte bene, con persone che sanno quello che fanno, che sanno quello che dicono e che saprebbero fare anche delle cose proprio con ruoli di responsabilità in un'amministrazione comunale. Devo dire che Fausto, che già mi aveva fatto vedere nel suo studio tutte queste slide, continua ad emozionarmi ogni volta. E addirittura ogni volta che le vedo dico, ma è mai possibile che in 9 anni abbiamo fatto tutte queste cose? Sono una parte delle cose che noi abbiamo fatto, quelle che riguardano le opere pubbliche, i lavori pubblici, gli interventi sui monumenti. Non hai messo gli interventi fatti con la mia legge speciale sul barocco e cesso. Ci tengo solo per una cosa, guardate, non è un fatto di presunzione, no, è un fatto di normalità. Abbiamo parlato tante volte con Fausto. Vedete, quando uno di noi, grazie a voi, è eletto in una qualsivoglia assemblea, beh, deve poi rendicontare rispetto a quello che ha fatto. Io penso che tutte le volte che sono stata eletta in qualche assemblea, qualcosa della mia città ho fatto. Non appena fui eletta, infatti per la prima volta nell'83, quando fui eletta nel Parlamento nazionale, io pensai subito alla mia città. Non so quanti di voi ricordano che feci fare una cosa che sembrava così secondaria, invece fu importante, la lotteria nazionale di Toschiva. Non ve la ricordate? Non ve la ricordate, però fu una cosa importante quella lì, perché veramente dovete strappare la volontà dei colleghi per poterla portare avanti. E poi, sì, perché poi ognuno si era sognato che doveva fare la lotteria nazionale della sua città per qualche cosa, ma per me Tito Schiva era quello che poi diventò, è diventata la voce. Volevano persino togliere la voce da sopra Palazzo Carafa. Mamma mia, almeno ricordiamo le eccellenze della nostra città, del nostro territorio, che sono riconosciute ancora in tutto il mondo, e noi invece le cancelliamo così perché tanto
siamo abituati a sapere che qualcosa c'è anche nella nostra città. Ma feci quella legge sul barocco, la legge speciale sul barocco leggese. Una legge, pensate, che aveva un finanziamento della bellezza di 15 anni, con 500.000 euro l'anno. Aveva necessità soltanto di avere una programmazione triennale, la programmazione triennale che doveva essere fatta anche con degli altri soggetti, naturalmente non era soltanto il Comune di Lecce, ma occorreva anche qualcuno che fosse del Ministero, la Soprintendenza, giustamente, e gli altri soggetti che erano indicati nella legge. Bene, bisognava solo fare la concertazione e individuare per i 3 anni successivi quali opere portare a termine. Noi lo facemmo per 6 anni fino al 2007 e abbiamo portato a casa il restauro di Sant'Irenia. La chiesa dei Teatini non era compresa con i finanziamenti del piano urbano. Sentite, chi sta facendo un comizio là fuori, per cortesia, mi sta facendo silenzio. Silenzio. Grazie. Sì, diventa difficile parlare, non perché mi piacerebbe sapere che stanno dicendo e quindi ho la curiosità di saperlo, non riesco a parlare. Vabbè, sono buonissimo. Allora, dicevo, a parte Sant'Irene, abbiamo restaurato San Nicolò e Cataldo, abbiamo restaurato Palazzo Bernazza, abbiamo restaurato il sedile. Dopodiché noi siamo andati via nel 2007, abbiamo lasciato 500.000 euro l'anno perché qualcuno avesse solo il buon senso di sedersi, di fare una programmazione triennale e di vedere su quali altri monumenti si poteva intervenire per renderli fruibili. Non ci crederete, non è stato fatto nulla. Ed io ho ancora la curiosità di sapere se i 500.000 euro l'anno sono stati messi in qualche capitolo di bilancio e poi stornati, o se addirittura non li hanno nemmeno chiesti al Ministero, perché tanto era la legge Poli-Cortone e doveva essere cancellata anche quella dalla storia della città. Può essere, perché qui in questi 12 anni è accaduto veramente di tutto. Ma da quello che ci ha fatto vedere Fausto manca tutta la parte culturale anche della città. Lui giustamente ci ha fatto vedere le cose che abbiamo condiviso, che abbiamo condiviso con Ugo, che abbiamo condiviso con Fausto, che sinceramente devo dire sono stati i migliori assessori che io abbia avuto. Veramente. Non dovevo neanche sprecare tante parole. Bastava soltanto che ci incontrassimo per dire dobbiamo fare la tale cosa, il giorno dopo già li trovavo pronti, vivaci, preparati, motivati per fare quella determinata cosa. E come ricordava Fausto, noi guardate nel 98 abbiamo trovato un'amministrazione comunale che era assolutamente disorganizzata al suo interno. Era come se Lecce fosse una sorta di isola, una monade, e tutto il resto del mondo poi stava fuori e andava per fare di fuori. Oggi probabilmente è quasi così, adesso io non voglio infierire su quello di oggi, anche se mi ha fatto molto male vedere la città in queste condizioni, sinceramente. Ma quando siamo arrivati, io che avevo fatto il ministro nel 94, sapevo benissimo quanti fondi l'Unione Europea aveva messo nelle politiche di coesione per il Mezzogiorno d'Italia, e quindi sapevo perfettamente che al di là del piano urbano c'erano anche tante altre possibilità di finanziamento per una serie di situazioni, per i trasporti, per l'ambiente, ma per tante situazioni. Per cui ingenuamente chiesi, bene, ditemi chi c'è nella direzione politiche comunitarie. Non esisteva la direzione politiche comunitarie, ma esisteva l'ufficio delle politiche comunitarie. Per cui noi procedemmo con un bando, individuammo il buon Parlangeli che vinse il bando e intorno a lui creammo delle figure che mandammo peraltro anche a Bruxelles perché avessero naturalmente le conoscenze giuste per poter poi intervenire con la loro professionalità nell'ambito di un dipartimento che era diventato il fulcro dell'amministrazione comunale, anche perché vedete la difficoltà che avrà il sindaco, che dovrà affrontare
i prossimi anni sarà quella di dover incominciare a fare i conti con questo bel regalo che ci ha fatto Salvemini il giorno 7 di gennaio, cioè il giorno in cui ha deciso, insomma, l'avevano fatto andare via, poi dopo lui li ha prevenuti di qualche ora e quindi ha deciso di firmare lui le sue dimissioni. Comunque sta di fatto che se n'è andato il giorno 7 di gennaio. Bene, quello stesso giorno che cosa ha fatto? Ha fatto approvare un piano di riequilibrio della bellezza di 15 anni, perché dice che ci sono tanti debiti e che quindi era costretto a fare o il predissesto oppure un piano di riequilibrio. Che cosa significa un piano di riequilibrio che vincola l'amministrazione comunale per 15 anni? Significa che non si possono fare assunzioni, che non si possono fare investimenti, che bisogna restituire 2 milioni fissi l'anno. E questi si aggiungono agli altri 4 milioni l'anno che si debbono restituire grazie a un altro piano di rientro che poco prima aveva fatto il buon sindaco Perrone per una quarantina di milioni, mi pare, di euro, una cosa del genere. Di capire la macchina non sta nella mia borsa, che ah ecco, beh, ma normalmente vince uno che era no, non devo vincere, lui ha fischiato il padrone di casa, ha fischiato una legge, quindi la prima cosa da fare, anche perché io sinceramente quando ho visto questi due piani di rientro, uno fatto da Perrone e l'altro fatto recentemente da Salvemini, 18 mesi ancora più breve per farlo ricordare, da Salvemini, bene, e mi sono chiesto, dico, ma vuoi vedere che noi abbiamo lasciato qualche guaio? Perché siccome tutti i guai di legge sono arrivati tutti a noi, tutti a me in particolare, perché sono andata a vedere come stavano le cose, noi lasciamo 24 milioni di liquidità, quindi lasciamo qualche cosa di più. Non solo, ma Moody's e la società di rating ci aveva dato come rating A2 con possibilità di miglioramento, era scritto. Quindi noi non abbiamo lasciato un bilancio in deficit, tutt'altro, noi abbiamo lasciato un bilancio in condizioni più che normali, anzi ottimali. E gli immobili? Chi è venuto dopo? E gli immobili? E gli immobili che ci davano anche una forte capacità di poterci indebitare ulteriormente rispetto al patrimonio comunale, donde anche, così ve lo spiego, l'idea di andare a fare un leasing, perché secondo me era delittuoso andare a pagare oltre 2 milioni di euro l'anno di fitto per i palazzi di giustizia piuttosto che andare a fare un leasing e diventare proprietari di quei palazzi, perché saremmo diventati proprietari e avremmo avuto nel nostro patrimonio immobiliare una capacità di indebitamento ancora maggiore rispetto a quella del nostro patrimonio. E invece noi ce ne siamo andati, c'è stato qualcuno che qui ha venduto questo bel palazzo qui all'angolo, addirittura meno del 50% di quanto era stato valutato e di quanto l'assessore De Leo aveva invece immaginato che si potesse vendere, avendo già trovato anche gli acquirenti a 3 milioni e qualcosa. E abbiamo visto che è stato impoverito tutto quanto il patrimonio comunale, perché per esempio, non vi sto raccontando a braccio delle cose che mi vengono in mente, però siamo fra amici, vi posso raccontare. Per esempio, noi eravamo proprietari come amministrazione comunale di una scuola rurale. Questa scuola rurale era abbandonata, disse, beh, allora la sede della Lupie, facciamo una cosa, dagli stessi operai della Lupie, la facciamo ristrutturare e ne facciamo sede della Lupie. E lì
mettevo gli uffici nella nuvia, intorno c'erano anche degli spazi dove c'erano tutti quanti i vari attrezzi della nuvia, i vari mezzi dei quali si serve per lavorare. Hanno avuto l'abilità di vendere anche quella per andare regolarmente in fitto, no, non lo so adesso quanto, mi hanno detto come 27.000 euro, non so. Sta di fatto che hanno eliminato quella parte del patrimonio comunale. Allo stesso modo, in via Palumbo, se ricordo bene, avevamo fatto ristrutturato una scuola e ne avevamo fatto ufficio tributi. Anche lì hanno costruito un'ira di Dio e l'ufficio tributi paga fior di quattrini da un'altra parte, in fitto. Con ciò abbiamo chiaramente adesso una spesa consolidata di fitti che giustamente pesa a questo punto sul bilancio, ci siamo impoveriti del nostro patrimonio comunale, non abbiamo quella capacità di indebitamento per investimenti che avevamo in precedenza e non mi pare che siano stati fatti grandi affari in città da parte dell'amministrazione comunale. Da parte di qualcun altro certamente gli affari sono stati fatti in questa città. Ecco perché è vero, questa campagna elettorale è brutta e dura, sta diventando anche sempre più volgare con i giorni che passano, ma io vi devo dire sinceramente che io mi sono rimessa in campo in questa campagna elettorale un po' perché me l'hanno chiesto più di qualche cittadino. Sai, quando ti incontrano per strada ti fermano e dicono quando non c'è la signoria. Vabbè, qualche cosa forse abbiamo fatto, come abbiamo fatto vedere poco fa. Ma a parte questo, insomma, non potevo vedere quella città nella quale veramente avevamo messo l'anima, ma davvero l'anima, perché noi eravamo gente che entrava alle 8 del mattino a Palazzo Carafa e usciva tante volte alle 2, alle 3 di notte. Non siamo a casa a mangiare a pranzo, mai. Panini, eravamo diventati grassi così più ancora di quanto siamo adesso, ma mangiavamo il panino e continuavamo lì a lavorare perché c'era sempre qualche cosa da fare, qualcosa da vedere, della gente da incontrare, tanta, tantissima gente che veniva da fuori perché aveva interesse anche a venire nella nostra città per investire, per vederla, per migliorarla, per portare flussi di denaro diverso dall'economia locale semplicemente, e tutto questo naturalmente ci inorgogliva e ci faceva sentire sempre più responsabili. Quindi quando ho visto la città che in 12 anni è diventata con le strade rotte, col traffico che è diventato un fatto impossibile, con queste spese che sono inutili, a parte queste spese inutili, io ho un faldone così che mi prenderò il gusto di vedere qualche notte di questi ultimi giorni di campagna elettorale, con una serie di incarichi che non vi posso dire, però poi ve lo dirò, e forse ve lo dirò pure con nomi, cognomi e indirizzi, perché alla fine vanno dette tutte queste cose. Io non so sulle mura urbiche, ma una pletora di gente ha lavorato su urbiche, ma neanche se avessero dovuto fare un mausoleo di Teodorico, non lo so, una cosa incredibile, quanti incarichi sono stati dati per le mura pubbliche, è pazzesco. Bene, comunque, a questo punto abbiamo detto, qualcuno di noi ha detto, ma sì, ma dai, ma rimettiamoci in pista, cerchiamo di fare ricordare quello che si è fatto, come si è fatto, con quale voglia di individuare tutte le possibilità di finanziamento che potevano essere in questa città. Io mi sento dire ancora la storia dei fili del filobus, si sono spesi 23 milioni di euro, a parte che non li abbiamo spesi noi, ma noi li abbiamo presi da un canale di finanziamento che prevedeva il trasporto ecocompatibile, quindi noi abbiamo speso un fico secco, noi abbiamo avuto dei finanziamenti ministeriali perché l'Unione Europea, che non è tanto lontana, che ce la troviamo ogni giorno nelle nostre città e adesso ci metteranno una bella multa grazie all'emendamento fatto contro la Bolkestein per i balneari, ma vabbè, anche questo da vedere successivamente.
Bene, noi abbiamo fatto delle cose che si potevano fare con i finanziamenti che c'erano, perché facevamo il monitoraggio di tutti i canali di finanziamento per tutte le opere che potevano essere fatte nella nostra città. Oggi in Confcommercio si parlava del traffico. Come facciamo a snellire il traffico? Ho detto, guardate che forse se riprendete il progetto originario del filobus ha voglia di snellire il traffico. Perché, cari amici, per dire tre parole a proposito del filobus e dei fili che hanno dato tanto di quel fastidio a tanta gente, che erano sempre gli stessi, quelli ai quali davano fastidio, gli alberi del viale dell'università, i mandarini di 500 anni di Fulgenzio, si erano inventato pure gli alberi di mandarino in 500 anni di Fulgenzio per non farci fare il parcheggio sotterraneo, che sarebbe stato invece utilissimo. Vabbè, ma non fa niente. Bene, allora, i fili del filobus, ok. Il progetto del filobus era semplicissimo e normalissimo per una città medio piccola come la nostra. Centro storico pedonalizzato, naturalmente non penalizzando i residenti che ovviamente potevano tranquillamente entrare, ma pedonalizzato, centro storico che avevamo, ricorderete, ristrutturato ad ogni marciapiedi, quindi facendone anche scenograficamente qualche cosa di bello e di fruibile anche a piedi. Avevamo comprato i minibus elettrici gratuiti, graditi da un sacco di gente. Dove sono finiti i minibus elettrici? Non dovevano funzionare. Non dovevano funzionare. E non sappiamo chi li ha regalati, dove o dove li ha buttati. Non lo so. Sta di fatto che non ci sono. Dopodiché il filobus doveva fare le quattro porte e doveva fare la circonvallazione. E doveva fare delle radiali che andavano in tutte le periferie con la linea 27 che doveva arrivare fino a Ecotecno, ma non deve terminare alle 7 di sera, ma deve almeno fino alle 22. Invece alle 7 di sera la linea 27 non funziona assolutamente più. Alla fine dei radiali i parcheggi discendono, la gente arriva come in tutte le città civili, arriva da fuori, lascia la sua macchina brava al parcheggio, fa un solo biglietto che serve per il parcheggio e per girare sul mezzo pubblico in tutta quanta la città. Ma per fare funzionare il mezzo pubblico che cosa si doveva fare? Si dovevano togliere le benedette strisce blu. Ma siccome le strisce blu fanno guadagnare 1,30 euro l'ora al signor Ricruto della SGM, siccome le strisce blu non si tolgono, è chiaro che il pullman, il bus non può passare, le piste ciclabili non le puoi fare, i tempi del filobus non possono essere rispettati, la città continua ad essere ammorbata dai dubbi di scappamento. E voglio sapere, a proposito di Europa, quando nel 2020 interviene la normativa Euro 6, quante sono le macchine elettriche o miste che tutti quanti noi avremo comprato fino al 2020? Non lo so. E quanti altri invece vorranno utilizzare il mezzo pubblico? Allora bisogna utilizzare il mezzo pubblico, ma ci danno fastidio i fili, ci credo che vi possono dare fastidio, ma anche a quello avevamo pensato. Se voi vedete il tratto dal Galateo fino al Centrum, tutti i pali della luce sono stati tutti tolti perché dovevano essere incorporati nei pali del filobus. Ed era un progetto che doveva essere fatto per tutta quanta la città, e non che tu mi lasci tutti quanti i pali della luce e i pali del filobus. Abbiamo fatto una città di pali, ma non era certamente questa la nostra intenzione, perché il progetto prevedeva tutto questo. E allora, guardate, le cose non è che erano fatte tanto per fare, o perché siccome ci sono i soldi, dai, facciamo una cosa. No, le cose erano fatte pensandole. Perché io poi non capisco gli ambientalisti, quelli che fanno gli ambientalisti. Io vado in bicicletta, io non ci vado in bicicletta, no, ma non perché ho la mia età, ma non ci vado perché ho paura di andare in bicicletta in città, perché faccio andare in bicicletta in città. Per andare a camminare sotto qualche macchina, ci sono macchine in doppia, in tripla fila, ma se voi andate in via Cesare Battisti e a
assurdo. Una strada piccola così costruisce blu da una parte e dall'altra, per non dire di quello proprio che è stato fatto di fronte al magistrale, che veramente è una cosa indegna. Questo significa non volere bene alla città, non volere bene ai commercianti, non avere proprio nessuno spirito di osservazione, non avere la voglia di ascoltare, perché il politico, guardate, non è quello che deve fare le cose perché le vuole fare, no? Il politico prima deve avere la capacità di ascoltare, di metabolizzare tutto quello che ha ascoltato, dopodiché di assumersi la responsabilità di una scelta. Essendo scelte, accontentano qualcuno e non accontentano qualcun altro, ma devono essere delle scelte nelle quali si deve assumere fino in fondo la responsabilità. Ma le scelte, quando sono fatte sapendo che cosa si fa, perché si fa e come si possono spiegare, hanno un senso e quindi, secondo me, appartengono a quella visione complessiva della città. Questa città noi l'abbiamo sempre vista come una città che può essere un esempio pilota di una piccola città europea, di una piccola città europea aperta sull'area del Mediterraneo. E tutti gli eventi, oggi mi chiedevano in Confcommercio, ma non c'è una programmazione degli eventi? No, no, non ci sono proprio più eventi qua in città. Quando c'eravamo noi facevamo tutta la rassegna mediterranea che andava da giugno fino alla fine di settembre, anche i primi di ottobre. Noi abbiamo fatto venire l'ira di Dio di gente. Ugo e degli amici nei giorni scorsi mi hanno fatto un elenco di tutti quanti gli artisti che sono venuti a Lecce, non me li ricordavo nemmeno, ma veramente una cosa incredibile, chi non abbiamo fatto venire in questa città con Gianni Donno, tutte le attrici degli anni 60, anche quelle. Con Gianni Donno nel castello di Carlo V abbiamo fatto una serie di convegni nei quali il più normale era Lutbach. Abbiamo fatto delle cose veramente di spessore per una città che merita cose di spessore e che non merita ci siamo rimessi in campo perché vogliamo rivedere quella città per la quale si poteva semplicemente continuare quello che era stato fatto. Non è necessario, quando cambia il sindaco, non è necessario dire che tutto quello che è stato fatto prima è stato fatto male, perché non è vero, non è così. Di ciascuno di noi si può prendere qualche cosa di buono, tanto più la si deve prendere quando dopo di te viene qualcuno che è stato tuo vice sindaco e che quindi ha fatto tutto. Allora noi siamo qua per impedire che questa città continui ad essere devastata. Siamo qua per dire no a chiare lettere, a chiarissime lettere, ad un piano regolatore generale che non può assolutamente agevolare alcuni e penalizzare complessivamente la città. Anche perché, una semplice osservazione, non è una città che sta crescendo perché stiamo facendo, state facendo i giovani tanti figli, non li state facendo. È una città che è invecchiata, anche la nostra, quindi c'è più attenzione ad una popolazione anziana piuttosto che ad una popolazione giovane. Allora quando si fa un piano regolatore è vero che si pensa ai prossimi 30 anni, ma siccome il trend non è proprio quello di generare chissà quanti bambini, ma è quello di stare piuttosto calmi in una situazione anche di crisi economica così forte, e allora non c'è proprio bisogno di cementificare la città. Non c'è proprio bisogno di andare a fare operazioni di rigenerazione urbana sui campi verdi, non si fanno sui campi verdi, la rigenerazione urbana si fa sulla caserma Cimarrusti che sta puntata in quel modo lì non so da quanti anni e sull'istituto Garibaldi per il quale avemmo un bel finanziamento che è arrivato a un certo punto, è rimasto lì e nessuno in 12 anni si è fatto più carico di vedere se si poteva andare avanti e con quale fonte di finanziamento si poteva andare avanti. Quindi un monitoraggio esatto e preciso di tutti.
tutti quanti gli immobili in città e sulla costa, perché anche sulla costa ci sono immobili importanti che possono diventare ostelli della gioventù, che possono diventare alberghi a 3, a 4 e perché no anche a 5 stelle se uno ci mette un pochino di buona volontà, e che possono diventare dei percorsi turistici particolarmente attraenti, affascinanti e accattivanti. Quindi abbiamo un piano regolatore che se qualche cosa deve fare, deve costruire, la deve fare semmai verso il mare, verso la costa, in modo tale che Lecce Mare diventi qualcosa di concreto e non uno slogan da campagna elettorale. Ecco. Per evitare tutto questo possibilmente. Noi sappiamo che stiamo giocando ad armi impari, ne siamo assolutamente consapevoli, perché noi stiamo giocando soltanto con le nostre forze, non siamo sponsorizzati perché siamo liberi e perché vogliamo essere liberi, perché se siamo liberi siamo diversi da altri gruppi che legittimamente si presentano alle elezioni. Per carità, nessuno mette in discussione la legittimità di chiunque a candidarsi, però la diversità, quella sì la dobbiamo rivendicare e la vogliamo rivendicare fino in fondo, perché abbiamo dimostrato nel tempo di avere amato la città e dimostriamo oggi di avere ancora quell'amore per la città, aumentato però da una rabbia che abbiamo in corpo per averla vista devastata negli ultimi 12 anni. E questo non è consentito a nessuno, perché guardate, le città oggi devono crescere e devono crescere attraverso le capacità di coloro che sono vocati a farle crescere, che sanno che una crescita socio-economica è un bene reale per il territorio e quindi non devono promettere posti, che cosa orribile, promettere posti, sistemazioni, prebende, una cosa terribile, una cosa oscena in campagna elettorale, veramente oscena, fatta specialmente in campagna elettorale, anche fuori, ma in campagna elettorale peggio ancora. Un politico deve promettere cose fattibili, deve promettere alla città di creare le condizioni perché chi sa lavorare possa lavorare nella sua città. Non deve promettere niente altro. L'autoimprenditorialità oggi, Fausto aveva fatto, quando è stato anche assessore delle attività produttive, aveva fatto lo sportello unico per le attività produttive, perché la gente non si dovesse girare le quattro porte o le sette chiese per andare a fare una carta per poter avere una concessione. Aveva fatto quel tipo di ufficio e noi questo vogliamo fare, degli uffici decentrati per essere più vicini ai cittadini. Avevamo fatto la reingegnerizzazione delle pratiche, ti ricordi Fausto, con il professor universitario? Premio per la ristrutturazione degli iter burocratici. Non so com'è che adesso per andare a sapere se si deve fare la fossa biologica in un esercizio commerciale di San Cataldo, quel poveretto è andato e venuto dalla dottoressa Tale al dottore Dall'altro, il quale l'ha mandato al commissario, che l'ha rimandato al vice commissario, che l'ha rimandato alla dottoressa, che l'ha rimandato al dottore, ed è rimasto senza la fossa biologica perché ancora sta lì appeso non so da quanti mesi in attesa di una roba del genere. Beh, allora, noi possiamo fare veramente tante cose, abbiamo la presunzione di poterle fare, vabbè, e ognuno di noi quando crede in se stesso ha anche quella presunzione, altrimenti non farebbe neanche politica, farebbe un altro mestiere. Bene, noi con quella presunzione di poter fare le cose che abbiamo già fatto in precedenza e che possiamo riprendere fino in fondo, ci siamo candidati in questa campagna elettorale con le nostre quattro liste vere, fatte di gente per bene, non 13 liste fatte qualcuna a metà. E basta, e finisco naturalmente lì, perché tutte quante sono fatte per carità bene e tutte fatte con gente assolutamente per bene. Però noi combattiamo ad armi impari. Allora io veramente vi prego,
se voi, voi siete qui questa sera, avete avuto la pazienza di stare con noi tante ore e veramente vi ringraziamo. Ma io vi prego davvero, in questa campagna elettorale, in questi ultimi 20 giorni di campagna elettorale, di sollecitare le persone che non hanno votato, ho scoperto persone che non hanno votato da 10 anni, incredibile, le dobbiamo sollecitare perché non lasciano la responsabilità della scelta nelle mani di altri che possono avere interessi diversi dai nostri. Il nostro interesse è esclusivamente quello di riprendere le fila di una città che merita di essere una città veramente città d'arte. Domenica vi è la presentazione di tutte e quattro le liste con Adriana, alle 19.30, questa domenica, nella zona di Piazza Libertini, angolo Zara, diciamo, la parte verso via Tricchesi, e ci terremo molto alla vostra presenza perché abbiamo necessità di far vedere non solo oggi agli amici di Fausto e di Tiziana tutto quello che abbiamo visto, ma farlo vedere alla città, e dobbiamo essere in tanti. Grazie ancora e in bocca al lupo naturalmente al candidato. Prego. Go.